Si è tenuta questa mattina al Gran Caffè Gambrinus di Napoli la conferenza stampa di presentazione della 7ª edizione di Corto Dino, il festival internazionale del cortometraggio dedicato a Dino De Laurentiis, ideata nel 2011 dall'Associazione Culturale No Profit SOS di Torre Annunziata. La kermesse ha come obiettivi la valorizzazione culturale e la promozione turistica del territorio, un'occasione di incontro, confronto e conoscenza di giovani filmmakers che si affacciano nel panorama cinematografico prima di spiccare il volo verso il grande cinema. 3.000 le opere giunte da oltre 100 paesi, selezionate da una giuria tecnica presieduta da Ernesto Maillieu e da una giuria popolare. Direttore artistico di questa edizione è l'attore Lucio Ciotola. Le novità di quest'anno, innanzitutto il numero dei premi aumentati a 4, abbiamo esteso anche al premio europeo e al premio internazionale, oltre ad aumentare il numero delle menzioni speciali. Noi ricordiamo Dino De Laurentiis, che è stato uno dei più grandi produttori indipendenti al mondo, ha dato prova delle sue capacità imprenditoriali e del suo acume dal punto di vista cinematografico, sia in Italia sia trasferendosi poi negli Stati Uniti. Speriamo che vinca veramente un cortometraggio, al di là di quello che può essere la parte tecnica, ma che lanci veramente un bel messaggio, perché poi sono maggiormente i giovani che fanno questo tipo di lavoro, questo tipo di approccio artistico, che è quello del cortometraggio. Di solito si cerca sempre, sai, di fare un lungometraggio, un film minimo di 90 minuti. Il cortometraggio è una cosa che appassiona anche per un fatto tecnologico, così come dicevo prima in conferenza, perché anche col cellulare oggi stiamo avendo degli ottimi risultati, quindi i ragazzi giovani sono molto proiettati a lavorare così. Quindi se riescono con questo a fare veramente un buon prodotto, sicuramente lunedì sera avremo modo di poterli vedere. Io la ritengo questa una iniziativa molto bella per il nostro territorio, che ricorda un uomo che ha avuto in Italia a Torre Annunziata, ma che è diventato famoso in tutto il mondo. E quindi credo che questa iniziativa che l'associazione sta portando avanti possa e debba crescere. Ritengo pure che, sono stato eletto pochi mesi fa, che la cultura sia, come dire, sinonimo di un vivere civile in un territorio, e quindi voglio puntare fortemente con tutta la mia amministrazione a far sì che tutti gli appuntamenti a carattere culturale possano crescere. Questo è sicuramente uno di questi appuntamenti. Per me è assolutamente un onore partecipare a un festival così importante, che seguo tra l'altro da anni, e ritrovarmi adesso qui ad essere uno dei premiati e insomma a conoscere chi lo rappresenta e chi organizza questo evento, per me è il raggiungimento di un sogno importante. Insomma, tra tanti ho realizzato anche questo, quindi sono contentissimo.